questa macchina ha una carrozzeria che può avere una larghezza variabile per essere adatta alla città. Si chiama infatti City Transformer CT2 ed è un'auto che può variare la larghezza tra 1 metro e 1,30 m ed è lunga 2,5 metri, quindi giusto per farvi un'idea come lunghezza siamo intorno alla Smart di prima generazione, che poi negli anni è cresciuta fino a 2,70 m prima di uscire dal commercio, ed è anche lei una due posti però in tandem, è una 1+1, proprio per sfruttare il vantaggio di essere snella e di occupare poco spazio per muoversi in città, lasciando però tra l'altro in caso di necessità un vano bagagli niente male di 450 litri, che è un valore di macchine anche lunghe intorno ai 4,60 m o giù di lì, ed è un'auto che potrebbe essere prodotta in serie anche in Italia, arrivare nel 2026, grazie alla collaborazione con un'industria di Torino, la CECOMP, che probabilmente vi ricordate, avete sentito l'ultima volta per la realizzazione della carrozzeria in alluminio del telaio della Alpine, di un fornitore che collabora anche con altri marchi come McLaren, Aston Martin, Volkswagen, oppure anche marchi di tipo più specialisti, ed è anche un progetto che è stato realizzato coinvolgendo anche un fornitore come Bosch, la tedesca che fornisce l'elettronica in tutto il settore dell'auto, e parliamo di un veicolo che probabilmente verrà omologato come quadriciclo, che ha un motore elettrico che può avere 20 o 30 cavalli a seconda della configurazione, o per meglio dire se in configurazione stretta per motivi di stabilità può arrivare a una velocità massima di 40 all'ora, oppure allargandosi fino a 90 all'ora, con una batteria da 15 kWh e quindi un'autonomia che può variare tra i 120 e i 180 km. E si parla già anche di possibili prezzi di 16.000 euro tasse escluse, ed è possibile vederla dal vivo qui al Salone dell'Auto di Torino per rendersi conto insomma di come potrebbe essere un veicolo ottimizzato per la mobilità urbana, con gomme comunque di dimensioni automobilistiche a livello di diametro dei cerchi, 15 pollici, e vedete una sezione delle misure 135/70, non tanto diverse da quelle che erano le misure di utilitari non di tanti anni fa, parlando sempre di questo tipo di lunghezza, poco più negli anni 90 macchine come la Fiat 500, la Fiat 600 avevano ruote da 13 pollici, non troppo distanti anche come larghezza da questo tipo di proposte. Quindi un veicolo curioso, interessante, che potete venire a vedere dal vivo proprio qui a Torino.